Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video aggiornamento del progetto smaltimento make-up. Vi lascio la playlist di tutti questi video tra le schede e nell'info box. Se è una tipologia di video che vi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un like di supporto. Allora, questo progetto prevedeva che io finissi 20 prodotti entro il 2020, la fine del 2020. C'è stato però tutto il casino mondiale nel mentre, quindi non è che ci siamo poi truccati chissà quanto. E inoltre, ad esempio, i rossetti, io continuo a non poterli mettere quando vado fuori perché altrimenti la mascherina mi fa poi effetto Joker. Quindi i rossetti li applico solamente durante i video e questa è stata un po' una cosa a sfavore. Ero partita molto bene, invece poi niente, è andato a scemare tutto. Però dall'ultimo video che ho fatto ho finito ben due prodotti che adesso vi mostro. Il primo prodotto che vi mostro è il mascara di Ean della linea Luxury. È un mascara che a me è piaciuto moltissimo, che ha uno scovolino con delle setole in silicone molto dure, quindi bisogna stare attenti a non avvicinarlo più di tanto alla palpebra, però lasciava le ciglia molto belle, le separava tantissimo. Questo è stato molto comodo anche dopo l'applicazione di quei mascara che magari tendevano un po' a raggruppare le ciglia. Dopo io andavo appunto ad applicare questo e le separavo tutte. Mi è piaciuto tantissimo, è durato tantissimo. Questo mi era stato omaggiato dall'azienda al Cosmoprof e mi è piaciuto un sacco. Altro prodotto finito. Io veramente ci vuole un applauso. Grazie. Allora, ho terminato finalmente il blush di Wet n Wild. Sono prodotti che vi ho fatto vedere già nel video dei prodotti finiti, però magari non a tutti interessano quei video. Ne è rimasto pochissimo nei bordi, ma non ha senso, non riesco a prelevarlo con il pennello, cioè sarebbe un accanirsi inutilmente. È un blush che mi è piaciuto, ma che è durato talmente tanto che io poi alla fine ho iniziato ad odiarlo. Questo era presente nei primissimi video di smaltimento make-up, quindi è anni che me lo porto dietro. Finalmente l'ho finito. Ciao, non lo riacquisterò più perché veramente è durato troppo, ho faticato, però è un buon prodotto. Questo addirittura era ancora certificato cruelty free, quindi si parla di un bel po' di tempo fa, però l'ho finito e sono stata bravissima. Gli altri prodotti invece che ho nel progetto smaltimento non tutti sono stati utilizzati tante volte. Allora, la cosa che ho utilizzato molto è stato questo rossetto della linea Kate Moss, lo 05, che è quello che indosso anche adesso, perché l'ho messo praticamente in quasi tutti i video che ho girato, infatti ne resta poco. È un colore che non mi sta bene, in fotocamera dà un altro effetto, ma dal vivo è un colore che non mi sta bene, quindi a maggior ragione lo metto appunto durante i video, quindi è un prodotto che ho utilizzato abbastanza. Ho utilizzato molto, ce l'ho anche adesso, questo ombretto qua in stick di Kiko, numero 21. Però anche questo sembra non voler finire mai, anche questo lunghissimo, interminabile, però lo sto utilizzando. Ho utilizzato poi molto anche il mascara, questo qua di Belle, Hypoallergenic, è un mascara che, scusate, ho un peletto del gatto, è un mascara che mi dà soddisfazioni, ha uno scovolino un po' così, sembra un po' un cono, anche questo in silicone, pettina molto bene le ciglia, non fa grumi. Io comunque ho delle belle ciglia di mio, quindi non è che ho bisogno di chissà che, però effettivamente dà un leggero volume, è un buon mascara, dura parecchio anche con il caldo, anche se non è waterproof, però dura molto.
Io penso che, ecco, sono più o meno questi i prodotti che ho utilizzato di più in questo periodo dentro il progetto smaltimento make-up. Al di fuori del progetto smaltimento make-up, sto continuando a utilizzare questo illuminante di Essence, anche questo infinito, mi piace ma non finisce praticamente mai. Ho utilizzato tantissimo questo qua che è il correttore di Balea, molto buono, nella colorazione 10. E poi quando non applicavo questo rossetto andavo a mettere questo qua di MAC, che sinceramente non mi piace molto, però anche questo lo sto finendo, quindi voglio finirlo e togliermelo di turno. Non vi mostro tutti i prodotti del progetto smaltimento, perché tanto vi lascio il link degli altri video, altrimenti viene una cosa lunga, noiosa, di prodotti che comunque vi ho già mostrato. Però vi dico che inserisco in questo progetto smaltimento, al posto del blush Wet n Wild, voglio inserire, che è anche un po' tutto sporco, il blush di Wycon, 205 alla colorazione. Questo è il blush che sto indossando anche in questo momento, molto molto utilizzato, è leggermente scavicchiato, ma anche questo ce l'ho da tanto e mi dà l'idea di essere un prodotto infinito anche questo, però voglio metterlo perché appunto ce l'ho da tanto e voglio terminarlo. Quindi io non credo di riuscire a terminare 20 prodotti entro la fine del 2020, perché siamo a luglio e non ne ho finiti tanti. Comunque volevo fare un attimo un riepilogo della situazione al 22, mi sembra sia oggi, 20, no, 24 di luglio. Ho terminato il mascara di Ean, ottimo. La pastello labbra di Neve Cosmetics, ancora nella vecchia edizione, che mi è piaciuta un sacco, non ricordo più qual è la colorazione perché è stata appuntata e non si legge più. Il rossetto liquido di Lush, che sinceramente costa troppo per quello che poi vale, e la colorazione mi stava anche parecchio male. Il blush di Wet n Wild, che vi ho appena mostrato, un ottimo prodotto ma che a me è venuto lievemente sulle scatole. E infine il Pupa Vamp, che è un ottimo prodotto ma la confezione si va sempre a sporcare, quindi mi ha dato fastidio questa cosa, però un buon mascara. Quindi alla fine io ad oggi ho terminato 5 prodotti, arrivare a 20 è lunga, però dai, perlomeno ci provo e guardiamo a che punto riusciremo ad arrivare, ci aggiorneremo poi più avanti ovviamente. Fatemi sapere se avete qualche prodotto da consigliarmi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!